200 chilometri di fuga attraverso l'Iserana, attraverso il Moncenisi, attraverso quest'ultima scesa ai 2000 metri di Setrer, e alle sue spalle ha veramente un missile che sta cercando di metterlo nel proprio mirino. Pugno cambia ora, alleggerisce leggermente il rapporto, continua sul suo passo con Amstin che non gli dà una mano. 4 chilometri alla conclusione per Gianni Bugno, scattano ancora i nostri cronometri per vedere se sarà riuscito a mantenere quel minuto e 26, e qui è la folla che tra poco cominceremo a vedere esplodere in migliaia di incitamenti. Come diceva prima Saronni, pur negli attimi di sofferenza il corridore sente l'incitamento della folla, la speranza è che il loro calore, il loro entusiasmo, così come quello che noi abbiamo cercato di mettere fin dall'inizio in questa nostra cronaca che è iniziata alle 13:50, tre ore di grandissimo ciclismo con un interprete veramente incredibile, questo incredibile Claudio Chiappucci. Si era, dopo la Milano-Sanremo, quando io gli chiesi: Claudio, ti hanno soprannominato l'omino di ferro, tu, ti hanno definito in 2000 modi, tu come ti definisci? Lui mi rispose: l'uomo bionico, un po' scherzando, ma veramente 200 chilometri di fuga solitaria sono veramente tantissimi. Un minuto, Miguel Indurain nello spazio di un chilometro ha guadagnato 25 secondi su Claudio Chiappucci e molto probabilmente 25 secondi, forse anche qualcosa di più, sul campione del mondo Gianni Bugno. Un minuto ancora Claudio Chiappucci, che ormai negli ultimi 3,5 chilometri di questa entusiasmante tappa che da Saint-Gervais porta il Tour qui in Italia a Setrer. Ecco che viene confermato il minuto, è veramente una gara incredibile. Indurain sa che oltre alla vittoria, alla conquista della maglia gialla, può anche ambire al successo di tappa, sa di essersi messo alle spalle il suo avversario più pericoloso e sa che di fronte a sé si trova questo irriducibile atleta, questo omino di acciaio, questo uomo bionico, così come si è scherzosamente soprannominato, che sta lottando una volta ancora contro tutti, almeno per centrare il successo di tappa. Beppe, ma guarda, ci sta facendo soffrire molto, lui soffre di più sicuramente, tutto il giorno che è giustamente, siamo simpaticanti per i corridori italiani, siamo italiani, insomma abbiamo sofferto finora e ci siamo un po' dimenticati di questo grande corridore, ci siamo dimenticati di Indurain. Ecco Chiappucci a 3 km e purtroppo il cedimento di Bugno ha costretto Indurain a fare un forcing ed aumentare il passo. Tutti siamo qui, non sappiamo più che cosa dire, perché sperando che Chiappucci vince la tappa. Ha cambiato rapporto Chiappucci. Poi c'è da dire che Indurain nell'ultimo giro, nell'anno scorso nel Tour, non ha mai vinto una tappa se non a cronometro, per cui credo che ci sia tutta la Spagna, e lui lo sa, che gli chiede l'impresa in una tappa che non sia a cronometro, perché non dimentichiamoci che lui ha vinto un Tour, un giro, solo, grazie, non soltanto, ma comunque vincendo solo tappa a cronometro, per cui credo che in questo momento, sapendo che Bugno ha un momento di difficoltà dietro e sapendo che mangia 25 secondi a chilometro che Pucci, sia motivato. Io a questo punto veramente auguro a Claudio di farcela, perché se lo meriterebbe, insomma, credo ha dato l'anima, eccolo qua. E speriamo soprattutto che per l'impresa di Indurain non rubi invece un'impresa del nostro Chiappucci. 55 secondi a 3 km dalla conclusione. Sì, ma devo dire che Claudio, nonostante la pedalata abbastanza provata, comunque mantiene ancora un certo margine, ecco, lo vediamo molto affaticato, però i cronometraggi ce lo danno sempre attorno al minuto, quindi dovremo soffrire fino all'arrivo. E qui stanno soffrendo le migliaia di tifosi che lambiscono questi ultimi chilometri sul grande schermo che qui l'organizzazione del Tour ha posto sull'arrivo, migliaia di tifosi dappertutto stanno seguendo, stanno soffrendo assieme a noi. Sono esplosi in applausi, in urla di incitamento a questo atleta. Potessimo spingerlo da dietro, potessimo dargli quel pizzico in più di energia per arrivare qui. Io penso che lo faremo noi come tutti gli altri. Guardate come gli corrano dietro. E la corsa di questi atleti ci dà comunque la dimensione, al di là della pesantezza della pedalata, della velocità, che comunque Claudio, dopo 200 km di fuga solitaria, riesce a tenere. Sprutti d'acqua, applausi, come detto, un applauso di 200 km non basterebbe ancora per rendere merito a questo straordinario atleta che ha rischiato quest'oggi il tutto per tutto. Ora nel tratto in pianura riesce ad aumentare, aveva ancora 55 secondi di vantaggio nei confronti di uno scatenato Miguel Indurain.
Sì, abbiamo visto un'immagine molto bella, ieri abbiamo visto tutta la serie di camper tifosi di Bugno, di Gianni Bugno, che erano al lato della strada e applaudivano anche Chiappuccio, dimostrazione della grande simpatia che tutti hanno per questo corridore, tifosi suoi e non, poi con un'impresa del genere se ne merita questo ed altro. Ed è un'impresa che naturalmente si va a inserire nelle grandi fughe del Tour de France. Claudio Chiappucci, per lui, come detto, se dovesse arrivare primo, 204 km di fuga sul Col de Roseland dopo 50 km, era in compagnia di altri 10 atleti, li ha lasciati tutti per strada e ha continuato da solo attraverso l'Iseran, il Moncenisio, ed ora è a soli poco più di 2 km dalla conclusione. Alle sue spalle un corridore di grandissima classe, un corridore che sta viaggiando a tutta il cartello degli ultimi 2 km di fronte a Claudio Chiappucci. È un'intera nazione in questo istante che lo sta spingendo e anche gli spagnoli applaudono questo grande atleta. Guardate questo ragazzo con la bandiera giallo-rossa, naturalmente la bandiera della Spagna, oltre a quelle che abbiamo visto poc'anzi, verdi, bianche e rosse, dei Paesi Bassi, incitare questo Mino di ferro. È un uomo d'acciaio, è l'uomo bionico, come si definisce lui, quello che volete, è un grandissimo uomo, è un grandissimo atleta ed è un grandissimo corridore che sta mantenere fede alle sue promesse e addirittura va al di là di quello che mantiene. Eccole qui le bandiere basche ed eccolo qui Miguel Indurain che ora pedala molto bene, pedala in agilità. Vediamo che dopo la curva c'è il cartello dei 2 km della conclusione. Veramente Claudio a questo punto ce la potrebbe fare veramente Claudio, e sarebbe il premio più bello di questa lunga giornata di ciclismo alla vigilia dell'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez dove per 2 anni consecutivi Gianni Bugno ci ha regalato il sogno della vittoria là sopra, una vittoria che sembrava proibita per noi, a un minuto di vantaggio. Claudio Chiappucci quindi sta tenendo veramente. Eccolo qui il tifoso che prima accompagnava Chiappucci, ora va anche da Indurain, e sono gli stessi questa volta tifosi italiani che applaudono l'impresa di questo Miguel Primo, re di Navarra, trionfatore del Tour lo scorso anno, del Giro di quest'anno, e che quest'oggi comincia veramente a sentire non solo il profumo ma indossa la maglia gialla. 1 minuto e 2 secondi per Claudio Chiappucci, che caparbiamente rimane aggrappato al suo manubrio, cerca di andare a recuperare ogni goccia di energia, ogni goccia di orgoglio al termine di un'impresa veramente grandissima. Ma altro che affaticato, sta mantenendo il vantaggio, sta riguadagnando qualcosa. Ma devo dire che Indurain è anche a questo punto, dovrebbe anche essere pago, sa di essere in maglia gialla, quindi il suo obiettivo è stato raggiunto, ed è giusto che Chiappucci meritatamente porti a termine questa impresa vittoriosa. Con questo non voglio dire che Indurain lo lasci lì, assolutamente, se potesse lo andrebbe a riapprendere, ma insomma a questo punto direi che tutti stiamo tifando Chiappucci, oramai a 1 chilometro dall'arrivo e sicuramente ce l'ha fatta. Speriamo, guardate come lo incitano, guardate come cercano di spingerlo in ogni modo, questo incredibile atleta, veramente l'incredibile Chiappucci del Tour de France. Si sta ripetendo un po' l'arrivo di Valluron l'anno scorso, in quell'occasione Chiappucci ed Indurain erano assieme, in questo istante tra Chiappucci ed Indurain c'è 1 minuto di distacco, sempre naturalmente a favore di Chiappucci. In quell'occasione a Valluron Miguel Indurain indossò la maglia gialla e nessuno più è stato in grado di togliergliela. Claudio Chiappucci è arrivato terzo in quel tour, del tour dello scorso anno, ha portato a termine vittoriosamente la classifica del Gran Premio della Montagna, ha vinto quella tappa. Quest'oggi si ripete quel leitmotiv, e guardate qui la folla di tifosi di cui vi parlavo da ieri sera, hanno dormito qui ed ora sono qui, e guardate con che difficoltà le moto riescano a farsi largo, addirittura la polizia si trova in grossa difficoltà, e Chiappucci da solo deve pregare i suoi connazionali, i suoi tifosi di fargli largo, di farlo arrivare qui sul traguardo. Beppe, no, queste non sono immagini bellissime per quanto riguarda la gente, ma bruttissime dal lato sportivo. Qui Chiappucci ha dovuto smettere di pedalare e in condizioni com'è ha perso sicuramente qualcosa, sicuramente non lo danneggerà per la vittoria, però sono cose che non si devono vedere. La gente deve capire che in queste tappe bisogna anche essere comportarsi in maniera civile e lasciar passare i corridori. Quello che mi era venuto a mente prima, e l'ultima cosa prima dell'arrivo, è che l'una cosa che mi fa pensare e mi fa venire un po' male è che lo sforzo che ha fatto Claudio oggi
speriamo che non lo paghi domani, perché domani sarà un'altra tappa molto difficile. Ed ora seguiamoli questi due atleti, perché la loro azione è veramente bellissima. Guardatelo qua, dal chilometro 50 dal Roselen è partito all'attacco, è rimasto davanti inseguendo un sogno giallo che per alcuni chilometri ha accarezzato, è stata la virtuale maglia gialla di questo Tour de France per molti chilometri. Indurain ha fiutato il pericolo, con Gianni Bugno si è messo al suo inseguimento. Bugno ha provato un attacco e Indurain è stato lesto a riprenderlo, ma addirittura, nonostante la gente, evidentemente quei pochi secondi che la gente gli ha fatto perdere glieli ha restituiti in entusiasmo, in fiducia. Sappiamo che Claudio è sensibilissimo a queste cose e addirittura forse in questo tratto finale ha guadagnato terreno nei confronti di Indurain. È un corridore questo che non smette mai di stupire, ed ora dopo più di 200 chilometri sono gli ultimi bellissimi 350 metri per Claudio Chiappucci. È commovente veramente vedere questo atleta arrivare dopo 200 chilometri ed eccolo può alzare la sua mano in segno di vittoria, e l'alziamo anche noi, così come l'alzano tutti gli italiani che sono qui ad applaudirlo. È un vero e proprio boato che accoglie questo atleta che entra qui nel Sessier, nella storia, nella leggenda di questo Tour de France, a 40 anni dalla vittoria di Fausto Coppi. E questo atleta, un atleta che corre un po' come correva Bartali, alza le mani, guadagnerà poco più di un minuto nei confronti di Indurain, sicuramente si stabilizzerà attorno al secondo posto. È un boato che accoglie la vittoria, la straordinaria, la bellissima, la commovente vittoria quest'oggi di Claudio Chiappucci qui a Sessler in Italia, ed è un italiano che arriva a braccia alte. Ora è il solito assalto della stampa, delle televisioni, che nemmeno la perfetta organizzazione del Tour riesce a sedare. Naturalmente chiediamo poi più avanti la presenza di Claudio Chiappucci, che ora dovrà andare al cerimoniale di premiazione doppio per lui, quello di tappa e quello naturalmente della maglia del Gran Premio della Montagna. Un Claudio Chiappucci che potrebbe quest'oggi arrivare in seconda posizione, mentre Indurain è adesso al cartello dei, è il cartello dei 350 metri. Come vi dicevo, quel piccolo rallentamento si è trasformato in un'iniezione di fiducia ulteriore per Miguel Indurain, che è stato sopravanzato in questi chilometri nei quali la telecamera seguiva Chiappucci. Bona si piazza al secondo posto nella tappa italiana del Tour, non solo vittoria di tappa ma primo e secondo posto Chiappucci e Bona. A questo punto è un attimo di crisi forse per Miguel Indurain, che dopo un minuto e mezzo non arriva. Ricordo che tra Chiappucci e Indurain in classifica generale ci sono 3 minuti. Fa un grossissimo passo in avanti quest'oggi Claudio, non può conquistare la maglia gialla ma si piazza al secondo posto, e ora 1.45 Indurain. Ed ora ecco Gianni, vediamo Gianni, non è molto lontano Gianni Bugno, ancora resta per l'arrivo di Miguel Indurain. 2 minuti in questo istante da Claudio Chiappucci, 20 secondi adesso per Gianni Bugno. Beppe, ma è un giallo nel giallo questa tappa. Abbiamo visto Indurain attaccare Bugno perché è in difficoltà e poi a sua volta è rimasto in difficoltà. Un chilometro d'arrivo è stato ripassato da Bona, che ha avuto un finale eccellente, mentre Bugno, venendo su col suo passo e non ricorrendo a tutti i costi Indurain, è riuscito a contenere comunque il distacco. Bravo anche Bugno, perché è riuscito a ritrovare la concentrazione e tenere duro negli ultimi chilometri. Vediamo con che ritardo da Chiappucci arriva Bugno, e all'ultima curva per lui dovrebbe arrivare attorno ai 3 minuti, mentre il ritardo di Indurain è di 1.45, quindi dovrebbe rendere 1 minuto e 15 allo spagnolo quest'oggi. Una tappa ancora corta a una media alta, 2 primi e 52 secondi alle sue spalle è Andrew Hampton, quindi rende 1 minuto e 12 secondi Gianni Bugno
a Miguel Indurain. Ora naturalmente la speranza che Jacopo Marchi riesca a portarci qui il campione del mondo, un campione del mondo che qualche volta è venuto qui in postazione da noi, ci ha confermato giorno per giorno la sua voglia di vivere la giornata, la sua voglia di provare l'attacco. Bene, quest'oggi non gli è riuscita, ha dovuto cedere più di un minuto a Miguel Indurain, un Miguel Indurain che comunque nel finale, mentre ora è Amstina 3:26 ed ora alle sue spalle Laurent Vignon. Naturalmente sono arrivi ad uno Franco, Franco, vieni su, ed ora abbiamo chiamato Franco Vona e Beppe Saronni che si incarica di andare a prendere Franco Vona in questo finale, mentre seguiamo l'arrivo di Laurent Vignon, mentre il nostro Albergo Alberto Borgonovo sta già facendo i calcoli per la classifica generale. Qui sotto la nostra postazione c'è Amstin disteso a terra che sta cercando di riprendere fiato dopo il grande sforzo del finale. Ora eccolo qui Franco Vona coraggiosamente al secondo posto in questo finale, accompagnato Indurain, ha avuto la forza e lo ringraziamo in questo finale di sfidare la folla immensa che è andata per la strada. Vignon sta ora arrivando. Franco, il tuo racconto di questi ultimi intensi e bellissimi chilometri, belli per Chiappucci, belli per te, un po' meno forse per Gianni Bugno che ha dovuto rendere 1 minuto e 15 secondi a Miguel Indurain. Franco, ma con un pubblico così numeroso non si poteva che avere i brividi e cercare di fare del meglio. Io sono stato il primo a scattare in fondo alla salita e a fare selezioni. Indurain mi ha seguito e quando ha visto che Bugno ha mollato con Amstin ha cercato di fare il vuoto, diciamo. Io sono rimasto a ruota e lui aveva una progressione incredibile, l'ho dovuto mollare. Poi sono venuto sempre col mio passo e in finale ho visto che non riusciva a distanziarmi e niente, ce l'ho messa tutto per riandargli sotto, ce l'ho fatta e poi l'ho saltato qua all'ultimo chilometro. Adesso ti lasciamo un attimo per bere e naturalmente per riposare. Ed eccolo qui, Claudio Chiappucci c'è già qui, una sedia pronta per lui, come è pronto il nostro microfono per raccogliere. Ed è una scena bellissima, l'abbraccio di Chiappucci e Perini al termine di un'impresa straordinaria, ed è il volto di Claudio, non lo possiamo vedere ma è commosso, l'uomo bionico come lo abbiamo definito è commosso, forse dopo il grande sforzo, dopo la grande fatica, solo adesso si sta rendendo conto dell'immensa impresa compiuta. Dimmi quello che hai nel cuore adesso, Claudio. Ma nel finale ho pensato tanto per tutti i tifosi italiani che ho qua, veramente ho sofferto tanto tanto, da Susa arrivare fino a qua per me è stato una cosa indescrivibile, una fatica bestiale, proprio quasi da svenire. Come hai fatto a resistere, racconto, come hai fatto a fare 200 chilometri da solo, Claudio, come hai fatto? Ma tante cose, un po' il morale, un po' la condizione, un po' sapendo che dietro non andavano tanto più di me, anche se hanno seguito tutto il giorno per venire a prendere, altrimenti oggi sarebbe venuto fuori un distacco, direi, come non mai. E poi ovviamente c'avevo la macchina che mi hanno incitato tantissimo, mi hanno dato davvero un incitamento che non so proprio come cosa fare per loro, perché veramente mi hanno incitato tutto il giorno. Senti, non ti ho mai visto piangere, nemmeno da Sanremo, nemmeno quando hai preso la maglia gialla, nemmeno a Valluron. Cosa c'è quest'oggi di diverso, Claudio? Ma non so chi possa fare una roba del genere. Io sinceramente non pensavo neanche di fare una roba del genere, anche perché sono partito molto lontano, però ho detto voglio fare qualcosa per farmi morire, perché non vincerò il tour, ma qualcosa devo fare. E sono contento di esserci riuscito, perché era una cosa che avevo dentro. È dal giro che voglio fare qualcosa e ho avuto sempre problemi. Mi hanno una volta anche criticato, però ho fatto vedere oggi che quando parto veramente, e anche se non ho la collaborazione, perché nel gruppetto in cui ero io non ho mai avuto un aiuto e ho dovuto staccare proprio da lontano per poter arrivare. E questo mi fa piacere a me e a tutti i tifosi che mi hanno seguito oggi. Un uomo solo contro il mondo e un uomo che a braccia alto una volta ancora vince. Io direi che una vittoria così può bastare per tanto tempo.
Non so se verranno, fatte imprese del genere ancora. Io ho parlato da Rizzo a Tur che qualcosa avrei fatto, qualcosa vorrei fare, e sono contento di esserci riuscito a farlo. Puoi concederti un attimo l'applauso dei tuoi tifosi?